Partiamo innanzitutto dall'occorrente, cioè tutto quello che ci servirà per mimetizzare il nostro fucile da sniper. Come possiamo vedere dalle immagini, abbiamo bisogno di fili di juta colorati, che possiamo trovare su internet, della colla predisposta per il PVC, che possiamo trovare dal brico, costa un pochino, ma abbiamo bisogno di questa colla per far attaccare i fili di juta ai tubi di PVC. Poi abbiamo bisogno di un tubo di PVC da idraulico con un diametro diciamo, leggermente più grande della canna esterna del nostro fucile, che possiamo sempre trovare dal Brigofer, e un pennello. A questo punto prendiamo il tubo di PVC e lo inseriamo nella canna esterna del nostro fucile. Con un pennello, una penna, una matita, ci segniamo il punto dove tagliare per poterlo infilare del tutto, dove sto indicando con il dito, e procediamo poi a tagliarlo. Il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Come possiamo vedere, il tubo si può inserire del tutto, così che possa coprire completamente la canna esterna del nostro fucile da sniper. A questo punto non ci rimane che coprire l'ottica. Per fare questo io ho preso un tappo di plastica. Voi potete usare sia un tappo di plastica che diciamo un altro tubo di PVC con un diametro molto molto più grande. Poi, come avete visto, dobbiamo incollare sopra il tappo un altro pezzo di tubo di PVC diciamo, per mimetizzare completamente tutta l'ottica. Io non l'ho fatto lungo tutta l'ottica perché diciamo che monterò anche la videocamera qui sopra, quindi mi serve soltanto fino a questo punto. E voi invece, come ho già detto, dovete diciamo, cercare di incollare sopra al tappo di plastica una parte di tubo che diciamo che copra tutta l'ottica. Quindi da diciamo questo punto a quest'altro. Passiamo adesso alla parte importante della mimetizzazione. Dobbiamo prendere dei fasci di fili di juta e dei piccoli fasci e metterli insieme. Poi prendere la colla. Metterla sopra il tubo di PVC e con il pennello spalmarla su tutta la circonferenza. Non fate come me, come state vedendo dalle immagini, io ho fatto l'errore di metterne poca all'inizio, ma cercate di abbondare un po' in modo tale che la colla possa filtrare all'interno del grumo di fili e così che si possano attaccare meglio al tubo. Quindi, una volta messa la colla, ponete i fili di juta sopra il tubo e cercate di farli attaccare bene. Magari tirate un po', ecco, vedete come faccio io. La colla non la mettete soltanto sotto, ma ecco, come sto facendo adesso, mettetela anche sopra e con il pennello spalmatela così che possano rimanere più uniti i fili di juta sopra il tubo di PVC. Ripetete l'operazione su tutto quanto il tubo e sulla parte che va sopra l'ottica e dovrebbe essere più o meno questo il risultato finale. Io ora metterò delle foto in scorrimento per farvi vedere il lavoro finito anche con la videocamera sopra l'ottica.